Allora, siamo qui con Antonio Pippini, ci racconterà. Io qua ho attaccato un volantino che dice: io non insinuo che voi banchieri siete dei delinquenti, lo affermo. Buonasera a tutti, innanzitutto saluto Max, ciao, buonasera. E io sono qui per parlarvi del professor Auriti, cioè di una persona, sto male con la gola, di una persona che ha dedicato la sua vita alla lotta contro le banche. Io ho sentito prima alcune affermazioni relative al condizionamento che l'uomo ha subito attraverso strategie culturali di dominazione e condizionamenti vari nell'ambito societario, che hanno portato ad affrontare e ci portano adesso ad affrontare la figura del professor Auriti. Chi era il professor Auriti? Io ho avuto la fortuna perché non il merito, di incontrarlo nell'ambito universitario. È stato un genio del diritto che per primo ha affrontato in maniera giuridica lo studio della moneta, cioè si è posto dinanzi all'atteggiamento, alla fattispecie giuridica monetaria, perché la moneta è una fattispecie giuridica, si è posto con i criteri di studio del giurista, e cioè ha detto: che cos'è la moneta? La moneta, due sono le definizioni che si danno: è una convenzione o è un credito, cioè a dire, o è un'accettazione da parte di un ambito di una collettività, e quindi il valore non risiede nella materia ma nell'elemento psicologico dell'accettazione, o invece si fonda sul discorso di provvista, credito, riserva aurea, come spesso si è creduto fino a un certo periodo. Ma in ogni caso, se qualunque sia la definizione, la moneta è oggetto della scienza del diritto, e quindi l'economista deve subentrare in una fase successiva legata ai flussi monetari, mentre la determinazione della proprietà della moneta e lo studio concreto della moneta è oggetto della scienza del diritto. Una volta che abbiamo definito la moneta come fattispecie giuridica, c'è il passaggio successivo: di chi è? Perché il giurista si deve porre il problema di chi è la moneta, cioè di chi è quel bene reale che circola nelle tasche di tutti noi, o adesso nei telefonini e nelle carte di credito di tutti noi, di chi è la proprietà della moneta. E allora, perché oggi vi è la convinzione che la moneta esca già con un valore monetario al momento della stampa presso la BCE, prima la Banca d'Italia, e che quindi il cittadino circoli con un valore che non è suo, ma che è indotto e conseguente alla stampa della moneta da parte della Banca d'Italia e della Banca Centrale Europea. Questa affermazione non è vera, e lui amava riportare sempre l'esempio della sindrome dell'isola deserta, immaginando il governatore della Banca Centrale Europea che in un'isola deserta, dove non c'è quindi contenuto umano, stampa monete in quantità illimitata, e che ci fa di questa moneta quando l'ha stampata? Nulla, perché manca il contenuto umano. La moneta ha ragione di essere in un mondo di vivi, non in un mondo dove non c'è la vita, e di conseguenza ha funzione solo, potrebbe essere usata come coriandoli, come carta igienica, ma non come moneta. Se in quell'isola intervengono delle persone che iniziano a svolgere attività imprenditoriale, transazioni giuridiche, ecco che la moneta assume il valore monetario. Allora è la convenzione, quindi l'accettazione della moneta, che dà valore monetario. La moneta esce dalla BCE come mero simbolo monetario e diventa valore monetario nel momento in cui la collettività nazionale e internazionale l'accetta come tale. Il che vuol dire che, se essendo un valore convenzionale, ripugna qualunque forma di riserva aurea, perché non è necessario che ci sia una riserva, la riserva non serve, come diceva emulando Totò il professor Auriti, la riserva non serve, perché è un valore, è nella nostra mente, è nell'elemento spirituale. Io posso decidere di pagarmi, di trasformare in moneta le penne, i telefonini, come è stato per esempio quelle pelli di castoro, come è stato per tutta una serie di elementi legati alla cosiddetta moneta merce. E non è che la pelle di castoro, perché era più bella, valeva di più della pelle di castoro perché non era più bella, è perché c'era un accordo della collettività, un contratto sociale, dove io accetto
quella moneta come misura del valore, valore della misura e quindi per tutte le transazioni giuridiche. Puoi spiegare bene il valore della misura perché? Allora spiego. Sì, perché è un passaggio fondamentale. La penna ha valore perché io prevedo di scrivere. La moneta ha valore perché io prevedo di spendere. Il mio atteggiamento è condizionato all'atteggiamento dell'altra persona che accetta. Quindi il metro misura la lunghezza, la moneta misura il valore. Questo è semplicissimo e rende l'idea della, importantissima, che non occorre quindi alcuna riserva aurea per stampare una determinata moneta. Semplicissimo, ma per chi ascolterà il video, perché adesso hai appena enunciato il valore della misura, ma cioè la misura del valore, ma il valore della misura, come lo possiamo definire? Il valore di questa misura. Il valore di questa misura è dato dal mercato. È dato dal mercato. Io ho un euro e ho una penna, è chiaro che quella penna può essere venduta a un euro. Il problema poi sarà il limite di stampa della moneta, che dovrà essere legata ai beni reali in circolazione, ma altresì a un elemento importantissimo che è quello della presenza dell'uomo. Cioè a dire, io ho una persona, nasce un bambino, io devo aumentare la quantità di moneta in circolazione perché la nascita di un bambino è una ricchezza e quel bambino ha il diritto di vivere. Invece se noi seguiamo la vulgata generale attuale, noi diciamo che il bambino nasce con 38.000 euro di debito, il che vuol dire una follia assoluta, perché la vita è ricchezza e non si può pensare che un bambino nasca, al di là del fatto che è incapace giuridicamente perché è ancora piccolo, che nasca con un'ipoteca sulla vita di 38.000 euro e che deve rimborsare questa somma a chi? Allo Stato. Alle banche. Alle banche, poi andremo aspetta, a vedere. Aspetta, però, la misura del valore, ma come dire, non so, in una società dove la maggioranza usa il metro, però c'è una parte della società che usa il pollice, un'altra parte che usa i piedi. Beh, diventa quella la misura che viene accettata come... Quella prevalente. Quella prevalente. Per esempio, in una società in cui c'è una parte della popolazione che usa la moneta debito e una parte che usa la moneta a credito. Quale è più valore delle due? Avrà più valore quella credito? Beh, quella no, più che credito, io parlo di moneta proprietà, perché io ho un bene reale che non deve essere gravato. Allora vi ricordo che nel 1944 ci furono gli accordi di Bretton Woods, cioè allorché la seconda guerra mondiale non era ancora finita, e anche se si sapeva in quel momento quale sarebbe stato l'epilogo della seconda guerra mondiale, tutte le nazioni si riunirono a Bretton Woods per decidere quale doveva essere la divisa che avrebbe governato il futuro cammino economico e finanziario del mondo. Ci furono due tesi, una quella americana che voleva il dollaro e una quella inglese. Vinse quella inglese e quella americana, e si decise che per la stampa della moneta bisognava ogni quantitativo di moneta nuova, di dollaro nuovo messo in circolazione, ci doveva essere una quantità di oro depositata presso i forzieri della Reserve Bank americana. Questo, secondo una immagine di condizionamento subliminale, voleva far ritenere che la saggezza del governatore della banca centrale americana privata avrebbe garantito quindi quella massa monetaria, perché io potevo andare a convertirla in oro. Quindi poi c'era il divieto di conversione, perché certamente uno non poteva andare, immaginatevi quando c'era la moneta, la lira, c'era scritto, era una falsa cambiale, c'era scritto pagabile a vista al portatore. Immaginate se voi andavate alla Banca d'Italia e dicevate mi dia il quantitativo corrispondente di oro, chiamavano immediatamente il 118 e venivano persone per mettervi in un ospedale psichiatrico. Però i francesi mandavano i Concorde. Che cosa accadde? Questo che accadde. A un certo punto si capì che la quantità di dollari stampati era in maniera stratosferica e del tutto incontrollata. E allora i francesi, ma anche legati al discorso del petrol dollaro, che sostanzialmente gli arabi non volevano più essere pagati in dollari ma volevano essere pagati in oro, allora cosa disse De Gaulle? Prese delle navi e le riempì di dollari per vedere, portarli in America. Adesso io qui ci sono 10 bilioni di dollari, fammi vedere se nei forzieri della riserva c'è il quantitativo di oro corrispondente. Ovviamente
venne a saperlo prima attraverso quello che dicevi a suo tempo la CIA, il Nixon, e il 15 agosto del 1971 disse: gli accordi di Bretton Woods sono finiti, cioè finita la convertibilità, la necessità della riserva aurea. Cosa dimostra? Che il diritto internazionale non esiste, non è mai esistito, il monopolio della forza di chi è più forte. Certo, ma non solo, una situazione del genere avrebbe normalmente portato alla terza guerra mondiale dopo nemmeno un ventennio dalla sua fine. In realtà invece non accadde nulla, se non un minimo di riposizionamento delle varie forze all'interno del globo. Questo dimostra che la moneta ha valore puramente convenzionale, ma questo vuol dire una cosa devastante, perché nel momento in cui la banca centrale stampa 100 euro, stampa un valore di 100, valore monetario, che ancora non è valore monetario perché deve essere accettato, ma stampa un simbolo che ha un valore facciale di 100 euro, con un costo tipografico che si attesta sui 20 centesimi. La differenza tra il valore facciale e il costo tipografico è il cosiddetto diritto di signoraggio, cioè che prima si evidenziava con l'effigie dell'imperatore quando si portava al conio, oggi invece con la moneta carta e con l'avvento della Banca d'Inghilterra e delle banche centrali è diventato il lucro incredibile, pari al 99,80 euro su una moneta di 100 euro. Questo diritto di signoraggio è chiaramente... dovrebbe andare a favore di chi è il proprietario della moneta. Abbiamo detto all'inizio che il proprietario della moneta è il popolo, perché l'accetta, e chiunque fa parte della collettività italiana, tedesca, eccetera, ha il diritto di vedere accreditate presso lo Stato, presso il bilancio dello Stato, la somma, la massa monetaria stampata. In realtà questa somma viene data a debito allo Stato, che si indebita con i buoni del tesoro e via dicendo, per poter ottenere questa moneta nei confronti della banca, le deve quindi restituire, e quindi sostanzialmente, per tornare all'esempio che faceva Max, durante un convegno c'era un presidente della Banca d'Italia, non mi ricordo chi era, di Terni, mi sembra, fu una cosa del genere. E disse il professore, voleva fare un intervento, questo rappresentante della Banca d'Italia disse: però professore, lei ha insinuato che noi della Banca d'Italia facciamo usura. No, io non l'ho insinuato, io lo affermo, e vi chiedo solo di spiegarmi se il 210% può essere considerato usura. Come, perché dice? Perché 100 euro te li prendi perché stampi arrogandoti il diritto di proprietà di un qualcosa che non è tuo. Altri 100 euro, siccome tu me li presti, vuol dire che me li vuoi riavere, diventa il 200%, non solo, ma ci metti pure gli interessi che non stampi e che non esistono, e sono il 210%. Quindi io non dico che voi, non insinuo che voi siete usurai, ma io lo affermo che siete gli usurai. E rispose il... Rimase esterrefatto, pure l'aula rimase esterrefatta, poi iniziò una discussione più tecnica. Ma un'affermazione del genere vi deve far capire, in seconda battuta, che la cosa drammatica che oggi ci attanaglia è il debito ineludibile. Noi abbiamo una finanza pubblica che dal 1991, dall'ultimo governo Andreotti, è virtuosa, nel senso che noi incassiamo, lo Stato incassa più soldi di quando spende. Cioè in avanzo primario. Esatto. Cosa accade? In realtà noi siamo passati da circa 16 miliardi di debito a 1.220 miliardi, che prende il 126% del PIL, e paghiamo, nonostante abbiamo questa finanza virtuosa, perché... Cioè nonostante siamo sempre in avanso, prendiamo sempre di più di quello che spendiamo. Perché ci sono gli interessi sugli interessi, quello che ci rende impossibile uscire da una situazione di indebitamento ineludibilmente portato al fallimento, perché ogni manovra finanziaria non potrà che essere una piccola goccia, o ritirare una piccola goccia del debito pubblico che ci abbiamo. Ma noi abbiamo visto che se questo ha creato il debito pubblico è una grande truffa, perché tu mi presti ciò che è mio,
E non puoi. Aspetta, Antonio, quindi ogni anno paghiamo 80-90 miliardi di interessi, quando in realtà siamo, noi siamo, diciamo, abbiamo 20 miliardi di avanzo. Esatto. Paghiamo 80 miliardi, miliardi di interessi. Andiamo sotto di 60. E quei 60 come li copriamo? Chiedendoli a prestito. Chiediamo sempre i prestiti, continuiamo a indebitarci e adesso è diventata una cosa che non potrà più essere sostenuta. Secondo anche le regole della Unione Europea, noi non potremmo andare avanti oltre. Addirittura abbiamo fatto le leggi della privatizzazione svendendo l'Italia, svendendo le nostre cose migliori, i nostri gioielli, senza racimolare alcunché, perché è chiaro che vogliamo. Tra un po' sembrerebbe anche sul Colosseo che c'era una storia sulla proprietà straniera. Quindi noi abbiamo una situazione di indebitamento come molti stati, come la Grecia, è stata devastata la Grecia, no? Anche il Giappone, anche la stessa America che ce l'ha, cioè il debito pubblico, ogni anno deve fare una legge, e il debito pubblico americano è finanziato dai cinesi che comprano le cose, eccetera. Noi dobbiamo renderci conto che il debito pubblico va annullato, va azzerato, perché è una truffa, non esiste. Se la moneta va accreditata ai cittadini, non si può creare una forma di indebitamento dello Stato per restituire a chi? Al mero tipografo. Cioè la Banca Centrale deve tornare a svolgere quelle che sono le sue funzioni, cioè funzioni meramente tipografiche. Ha anche la funzione di vedere e controllare i flussi e quindi le politiche monetarie, fiscalmente quello che può accadere per evitare, diciamo, patologie nel sistema, ma non ha la proprietà della moneta. La proprietà della moneta è della collettività. Aspetta, una domanda, Antonio, ma tu stai dicendo che dovremmo annullare il debito pubblico, ma non è una cosa che usualmente viene fatta. Per esempio, quando gli americani hanno invaso l'Iraq, hanno pagato il debito pubblico iracheno, no? No, non hanno pagato il debito pubblico. Hanno dichiarato che il debito pubblico iracheno è un debito detestabile. Usando una dottrina internazionale. Che esiste il debito. Però attenzione, utilizzare questa dottrina del debito pubblico detestabile vuol dire riconoscere legittimità al debito pubblico detestabile, cioè al debito pubblico. Perché io, per dire che il debito pubblico è detestabile, devo dire che è stato fatto contrariamente in odio ai cittadini. Allora. È vero, cosa che non fece neanche Mandela quando diventò presidente, non dichiarò il debito pubblico in odio, come il paese più razzista al mondo. Vabbè, quelle sono forme di scelte personali, però l'ha fatto per esempio per Cuba, è stato fatto per Cuba, è stato fatto per altre. Cioè, non hanno pagato una volta che hanno invaso Cuba? Non hanno pagato. Non hanno pagato. Hanno dichiarato il debito pubblico detestabile perché dicevano che chi governava Cuba era corrotto, era cosa, e l'ha fatto in odio dei cittadini. Essendo contro l'interesse della collettività, è chiaro che c'è il cosiddetto abuso morale. L'abuso morale di chi è l'agente che agisce, quindi il governo che agisce nell'interesse dell'amministrato e quindi del cittadino. Addirittura in odio. In odio, in contrasto con i suoi interessi, come è avvenuto anche con il nostro debito pubblico, perché se avessimo mantenuto il rapporto che c'era con il Ministero del Tesoro e Banca d'Italia, dove il Ministero del Tesoro gli diceva stampa, e quella stampavano, la Banca d'Italia stampava, anche se si creava debito pubblico, noi lo aumentavamo perché ce ne fottevamo sostanzialmente. Nel momento in cui Banca d'Italia e il Ministero del Tesoro si sono separati, il debito pubblico è esploso nella sua maggiore virulenza ed è giunto al punto che oggi noi non possiamo più onorare il debito. Quindi siamo costretti a vivere in questo modo, tassati, senza una speranza. Il sogno italiano è finito perché non c'è più la possibilità di creare una situazione. L'americano non è mai iniziato. L'americano l'ha presa in giro, vabbè, ma sono questioni, diciamo, l'America è lo stato più incivile che noi abbiamo, sia dal punto di vista giuridico, sia dal punto di vista, quello che ho visto in America quando sono andato, dal punto di vista anche della dignità della persona. Non c'è una San Francisco. San Francisco adesso fanno fare, che è una delle zone più evolute, la California sembrava, che cosa fanno fare adesso? I giri turistici per far vedere la criminalità, perché il centro storico è invaso da clochard che sono inaccettabili nel terzo millennio, ma soprattutto da bande di criminali, di droga, eccetera. Allora hanno individuato un modo nuovo per fare turismo,
controllato, fanno passare questi dentro a... Cioè come fossero le favelas. Come se fossero le favelas e come se fosse un'attrattiva del luogo. Quindi, tornando al discorso del debito pubblico, se il debito, si può utilizzare quello, lo strumento del debito detestabile per le ragioni che dicevamo, ma a mio avviso il debito pubblico non esiste proprio geneticamente sotto il profilo della pura questione di diritto, perché se la moneta è di proprietà dei cittadini non può essere addebitata allo Stato, ma deve essere accreditata. Se accreditata, io non mi posso indebitare per restituire una moneta che è mia, è come se pagassi l'affitto a casa mia. Di conseguenza si deve portare a un'inversione, invece del meno diventa un più. Così quel bambino che nasce ha a disposizione 38.000 euro più. Passa non da meno 210 a più 200. Esatto, perché è assurdo pensare che uno strumento neutro, qual è quello della moneta, possa diventare uno strumento di dominio sul popolo e di una strategia culturale di dominazione. Altro elemento importante è chi ha stampato la moneta, quindi la Banca d'Italia, e chi lavora con il denaro non può arricchirsi con il denaro stesso, quindi prestando il denaro, deve arricchirsi con l'attività imprenditoriale. Cioè non ci può essere nella dinamica economica colui il quale che presta soldi e si adesso arricchisce. Tu stai differenziando dalla grande battaglia del professor Riti contro le banche centrali a la battaglia conseguente contro le banche commerciali che fanno signoraggio secondario, signoraggio secondario. Del prestito, perché tutti noi sappiamo che ci sono banche che cosa fanno? Non hanno riserve di moneta e prestano moneta in quantità incontrollata. Prima la riserva di moneta che doveva avere una banca per prestare 100 era l'1%, adesso è 0,25, il che vuol dire che io, banca X, non ho depositato nemmeno una lira presso i miei forzieri, mi vieni tu e mi chiedi il mutuo, io te lo presto e quindi creo moneta virtuale con un semplice click elettronico e mi chiedi 50.000 euro, ma io ho i depositati 2.500 euro. Scusa Antonio, però quando io devo restituire la rata, anche io posso creare il computer? No, se io fossi, non posso? Tu purtroppo non cioè, puoi. Cioè se io ti devo dare 700 euro al mese? Tu non puoi creare il computer. Allora non c'è un sinallagma, certo. Non c'è un... Beh, certo che non c'è il sinallagma, perché se ci fosse il sinallagma e se fosse come dicevi tu, non avrei nemmeno ipotizzato una cosa scandalosa. Ma nonostante questo, non è tutto, perché noi abbiamo ancora la possibilità di uscirne. Qua che dobbiamo uscirne, perché... La normativa prevede che sia la banca centrale a emettere la banconota, cioè la nota della banca. Nessuno vieta allo Stato, nessuna norma vieta allo Stato di emettere una nota di Stato. Non c'è un divieto, quindi Kennedy usò l'ordine esecutivo 11.500. Quello lo fece alla Reserve Bank, non doveva farla la Reserve Bank, doveva farla una tipografia diversa, privata, perché quando lo fece alla Reserve Bank lo uccisero. Perché cioè chiaro... Kennedy emise un ordine esecutivo denominato 11.110 in cui, come già aveva fatto Lincoln, sì. Lincoln addirittura è riuscito a stamparli, avrebbe voluto emettere il dollaro di Stato, non esatto. Il dollaro privato della Reserve Bank. Ma non lo vai a chiedere alla Reserve Bank se vuoi emettere il dollaro di Stato, doveva predisporre un apparato, chiaramente lui lo ha fatto in buona fede, non sapeva quello a cui andava incontro, si è messo contro i giganti dell'usura e chiaramente è stato... Però l'aspetto importante è che può circolare una moneta di Stato, non solo, si può creare anche una moneta complementare. Aspetta, ma tu dici lo Stato potrebbe emettere, stampare. Far stampare una banca no, certamente centrale. No, crea una tipografia propria. Crea un'altra tipografia. La zecca. La zecca, esatto. Perché per esempio non certo. È privata. La no? Zecca, anche se quella fa solo adesso... Monetine. Sì, gli fai fare pure la carta. E chiama invece di chiamarla 500 milioni di carte li faceva la zecca, certo. No? Invece di chiamarla euro, perché per confondere, torna a chiamare euro oppure lo chiama in un altro modo e lo metti in parità 1-1. Ma no, tu non devi fare questo discorso, perché se allora vuoi creare la riserva tu la metti in circolazione, poi è il mercato che farà la parità o la differenza tra le due monete.
Perché se tu mi dici, metto, mi dici ti metto un euro e al, se stampo l'euro, mi torni al discorso iniziale di Bretton Woods, dove c'è la riserva. Mm. Tu invece non ci devi andare. Abbiamo detto che è puramente convenzionale, quindi dobbiamo vedere beni reali in circolazione e persone. Ma il professore quando fece l'esperimento del CIMEC? Quando fece l'esperimento del CIMEC fu condizionato anche un pochettino dalla presenza dei commercianti che vollero modificare qualcosa, però comunque partiva come principio ortodosso del valore convenzionale. Cosa accadde? Cosa accadde? Che il professore l'8 marzo del 1993 deposita alla Procura della Repubblica di Teramo una denuncia nei confronti dell'allora governatore della Banca d'Italia, Carlo Azeglio Ciampi, per falso in bilancio, usura, truffa, appropriazione indebita e istigazione al suicidio. Falso in bilancio perché invece di accreditare addebitava le somme alla Banca d'Italia. Truffa perché lo faceva con la convinzione, facendo apparire come se fosse corretta, quindi con artifici e raggiri faceva apparire che quella attribuzione di denaro fosse a favore della popolazione, mentre non lo era. E, che abbiamo detto falso in bilancio l'abbiamo detto prima, appropriazione indebita perché si appropriava del signoraggio, quindi della differenza tra valore facciale e valore per conto terzi, no? Per conto delle banche, certo, lui materialmente, certo non che lui materialmente, però lui per conto terzi era il responsabile, lui. E istigazione a suicidio perché sostanzialmente è chiaro che si entrava in una dinamica sociale dove il debito ineludibile ti porta a perdere anche la speranza, il vaso di Pandora che esce e si perde anche la casa, il negozio, anche perché se voi andate a vedere per cause, se noi andiamo a vedere nei tribunali, il 99,9% delle esecuzioni immobiliari derivano da azioni delle banche nei confronti del mutuatario. 99,5% sono banche che si riprendono il negozio o la casa. Che lo portano. Tant'è vero che adesso le banche hanno assunto anche forme di agenzie di mediazione immobiliare, cioè hanno dei clienti di prestigio o che con liquidità, c'è questo immobile interessante, addirittura possono. C'è Unicredit alla sua branca e si prende invece di farlo andare in agenzia immobiliare. E invece di farlo andare in esecuzione, se l'immobile deve essere appetibile, sì. E gli dice mi dai X e io. Cioè, quelli più belli invece che metterli all'asta. Quindi siamo alla forma di mercificazione della nazione, diventato. Mentre se fossero cause endogene, cioè io ho perso il lavoro, è morta mia moglie che pagava, sono situazioni del tutto imprevedibili, questa situazione potrebbe essere anche normale, come un imprenditore, gli stessi fallimenti. Nell'1% dei casi. Sì, nell'1% dei casi. Come l'imprenditoria ha necessità del credito bancario, della liquidità, ma non è detto che debba subire queste aggressioni in maniera. Noi non abbiamo avuto in Italia mai un vero rapporto merchant buying tra l'imprenditore e il sistema bancario, cioè che vuol dire che c'era una quota di rischio, la banca credeva nella tua iniziativa e ti finanziava sempre nell'ambito della patologia. Stai facendo riferimento alle banche musulmane, hanno questo tipo di rapporto in teoria, no? E noi abbiamo un rapporto che sostanzialmente si diceva tu più immobili hai, imprenditore, più ti posso dare liquido. Come no? Si dice nel codice civile, un patto leonino? Vabbè, al di là di quello che si può ipotizzare, cioè, però certamente stiamo vedendo che siamo in una situazione di assoluta patologia del sistema. E un sistema del genere come fa ad uscire fuori da una, cioè tu puoi avere anche un'ottima, una splendida attività imprenditoriale, al di là del fatto che sono poche le attività che ti possono portare una solidità estrema, ma sei, perché se ci fossero dei regimi veri di concorrenza, non dei, certo, duopoli. Tu immagini, noi non abbiamo anche una classe imprenditoriale capace, perché una classe imprenditoriale che non è stata capace di creare una compagnia aerea anche low cost con gli imprenditori italiani, non abbiamo una classe imprenditoriale che è riuscita a fare creare una compagnia, una casa automobilistica dopo quello che ha combinato la Fiat e che
che ha insieme con Prodi negli anni 70 e ultimamente a proposito di privatizzazioni, eccetera. Ma adesso, cioè, può essere che non ci sono degli imprenditori che possono prendere un marchio e svilupparlo, può essere che non c'è, che noi dobbiamo stare al ricasco di Ryanair o di altre compagnie quando abbiamo un'imprenditoria che dovrebbe essere in grado di farlo. Siamo stati abituati però a un'imprenditoria di sussidio molto addomesticata, forse, no? Di sussidio e asservita al sistema politico. Però resta il dato di fatto che se tu elimini il debito pubblico questa nazione riparte. Debito pubblico che va eliminato necessariamente, e questa è stata la battaglia enorme del professor Auriti. Dicevo, quando ha depositato questa denuncia, fu convocato dall'allora procuratore aggiunto della Procura della Repubblica di Roma, Ettore Torri, che gli disse, già un risultato buono essere convocato, certo, invece che archiviare, no, sono quei risultati che ti devono dare, perché tu comunque una figura accademica, una figura, certo, di prestigio, che doveva essere rispettata. Auriti era un fondatore di un'università, certo, dell'università di Teramo, della facoltà di giurisprudenza di Teramo, aggregata all'università D'Annunzio di Chieti. Un prestigio, per questo è stato chiamato, no? Certo. E gli disse, professore, però è stato sempre così, lei l'elemento materiale lo ha dimostrato, è l'elemento psicologico. Lui gli disse, scusi, ma se io ti mostro l'elemento materiale, l'elemento psicologico finisce oggi, perché mo lo sai, da questo momento lo c'è, sai, più la buona fede, vuol dire che presunta, fa, non che c'è fa, più la presunta buona fede, che fa adesso posso rubare fino all'estrema potenza, eccetera. Questa situazione chiaramente portò alla richiesta di archiviazione da parte della Procura della Repubblica. Poi com'era l'aggravante era... Ah sì, la continuazione, semmai è un aggravante, non può essere certamente un esimente. Non è un esimente. E chiesero l'archiviazione e noi facemmo opposizione alla richiesta di archiviazione. Perché ricordiamo che tu eri l'avvocato, sì, del professore. Passa in secondo piano rispetto all'importanza del dato del professore. E allora siamo andati all'udienza, si dibatte normalmente in una camera di consiglio, quindi... Io andavo a vedere il fascicolo, cioè, del siete pieno. Siete arrivati addirittura all'udienza? Eh sì, perché l'opposizione alla richiesta di archiviazione comporta la fissazione di un'udienza di fronte al giudice, perché il PM chiede l'archiviazione. La parte offesa, che eravamo noi in quel caso, chiedevamo invece di opporci a questa archiviazione, e il giudice, di fronte a una richiesta di opposizione, fissa normalmente l'udienza. Ma non è obbligato, potrebbe anche... Non è obbligato, cioè potrebbe non farlo solo se fosse inammissibile in maniera palese la richiesta di opposizione all'archiviazione. Non lo era, inammissibile, quindi ci ha fissato l'udienza, siamo andati in udienza, io vado a vedere come prassi il fascicolo del PM e leggo un fascicoletto all'interno del fascicolo del procuratore della Repubblica, dove c'è scritto Banca d'Italia, questione Auriti, stampata, quindi ben conosceva tutta la vicenda, ben sapevano, purtroppo fu anche in quel caso disposta l'archiviazione. Cioè il PM si presenta con una documentazione, sì, non propria, ma della Banca d'Italia. Esatto. Quindi cioè il datore della Banca d'Italia. Sì, come fecero i sequestri del SIMEC, che vennero gli emissari della Banca d'Italia a Chieti. Cioè non vennero i finanzieri? Vennero dopo a eseguirle. Il sequestro, ma la richiesta di sequestro fu fatta di concerto con gli emissari della Banca, Banca d'Italia. In teoria il finanziere dovrebbe eseguire gli ordini di un giudice, non della Banca d'Italia. È, no? Chiaro che dopo ha firmato il giudice, ma chi ha fatto il canovaccio è stato la Banca d'Italia. Mi riferisco alla situazione dei SIMEC, che qualcuno di voi ricorderà nell'anno 2000. Il professore mise in circolazione una moneta complementare che si chiamava SIMEC, che è l'acronimo che voleva significare simbolo econometrico di costo nullo di proprietà del portatore. C'è la differenza, proprio per rimarcare la differenza tra la moneta debito e la moneta proprietà. La moneta debito stampo e presto, dice la banca centrale. Il professore diceva stampo e do, quindi sono io obbligato a darvi e voi avete un aumento di titolarità. Poi ci potete fare quello che volete, i coriandoli li volete strappare, li volete bruciare, oppure se vi mettete d'accordo, c'è un accordo, diciamo, del territorio, accettate questa come moneta. Ci fu un accordo del territorio e iniziò a circolare il SIMEC, che ebbe una risonanza e una
incredibile diffusione, perché furono vendute tutte le, i negozi guardieri riuscirono a vendere tutto, sia le scorte di Materazzino che le cose più recenti, e a un certo punto questo diede fastidio, venivano con i pullman da fuori per vedere questo, per Guardia Grele in provincia di Chieti. Provincia di Chieti, Guardia Grele è un paese che sta a 22 km da Chieti, dove un gruppo di cittadini, d'accordo con il professore, aveva creato questa associazione che accettava questa moneta, e se va su internet vedrà tutte le... CIMEC. E c'è il sito CIMEC.org. C'è anche il CIMEC.org che riassume tutta la vicenda, tutta la storia, e anche le teorie del professore che sono particolarmente interessanti da approfondire. E quindi che cosa accade? Che arrivano gli emissari della Banca d'Italia, perché si creò il problema della, del clamore di tutta questa vicenda, perché metteva in discussione il monopolio della banca, per quanto, perché si crea una moneta che circola parallelamente, addirittura preferita rispetto a questa avente valore legale, diciamo, se così possiamo dire. E arriva e fu fatto un sequestro preventivo in materia penale. Sequestro preventivo in materia penale vuol dire che non è il sequestro probatorio. Il sequestro probatorio è come se io ho l'autovelox, lo sequestro per vedere se è tarato bene, se è stata fatta l'autorizzazione. No, il sequestro preventivo vuol dire che quel bene che sequestro è oggetto del reato. Cioè io con quel bene sto commettendo il reato. Quindi è una cosa molto... Per evitare la continuazione del reato. Per evitare la continuazione del reato ho bloccato tutto quanto questo. Il che... Sequestrarono il CIMEC e le lire che erano state raccolte perché si vendeva questo CIMEC. E arrivano 150, immaginate, in un paesino della provincia di Chieti di 10-12 mila abitanti, arrivano con l'elicottero, le 120-150 tra finanzieri, polizia e carabinieri, si recarono all'improvviso a tutti i commercianti associati e presero questi soldi. Si creò quindi nuovamente il clamore. Quindi facendo anche un po' di terrorismo psicologico. Moltissimo terrorismo psicologico. Però noi facemmo richiesta di riesame, cioè avverso un provvedimento cautelare reale, perché lì non c'era richiesta di arresto, c'era solo un provvedimento cautelare reale che è il sequestro preventivo, facemmo la richiesta di riesame. E il Tribunale di Chieti ci diede ragione e dissequestrò immediatamente questi CIMEC, ricreando, quindi in quel periodo, in quell'anno ci fu una grossa risonanza, tant'è vero che io stavo in un taxi a Roma in quei periodi, e via Gradoli, mi sembra che era, che poi famosa per altri motivi, G come Guardia Grele, disse, cioè Guardia Grele che non era conosciuta, era diventato invece il G come Guardia Grele per far capire la quindi questa situazione, quindi ha portato indubbiamente il professore a essere stato subito dopo la querela e la denuncia fatta a Ciampi, avendo lui una bella impresa agricola, azienda agricola nel Chietino, gli richiesero immediatamente il rientro. Aspetta Antonio, ma voi avete vinto nel tribunale del riesame. Sì. Però a livello del terrorismo psicologico, il fatto che avete vinto non ha ripreso il volano. Beh no, certamente nel momento in cui tu gli crei che ci viene la finanza, che mi vengono i carabinieri, eccetera, eccetera, ricominciò. Quindi, un pochino, poi si fermò. Non è che... Cioè la maggioranza dei commercianti rifiutò poi. Però attenzione, se tu prendi l'almanacco delle monete, c'è inserito anche il CIMEC tra le monete. La macro monete sarebbe? Le monete di tutto il mondo ti mette, e c'è stato inserito pure il CIMEC. E in più ha avuto un successo dal punto di vista sia della comunicazione e della consapevolezza del cos'è il CIMEC, cos'è la moneta complementare, cos'è la moneta in generale, ma soprattutto ha avuto anche un valore numismatico, si sono vendute tutte quante quelle cose, cioè comunque ha creato interesse e consapevolezza, io credo. Però noi stiamo affrontando questo argomento perché appunto la conferenza precedente abbiamo parlato di uomo addomesticato. Beh, il professore uomo addomesticato che non, esegue gli non uomini. Era, anzi lui aveva una capacità critica elevatissima e voleva che chi, il suo contraddittore, l'avesse anche nei suoi confronti.
Lui amava dire ai suoi studenti: voi ricordate che avete il dovere di sapere ciò che i professori vi insegnano, ma non avete il diritto, non dovete crederci, dovete scendere nell'elemento critico, capirne e condividere. Se non siete d'accordo, glielo dovete dire e dovete essere fermi in questa. E quanti professori in Italia all'epoca e oggi hanno questo approccio con gli studenti? Non lo so, perché il professore universitario è quello, lui diceva sempre: chi io sono un contadino che fa per hobby il professore universitario. Ricordiamo che tu sei stato anche allievo alle sue lezioni? Sì, sono stato allievo, sei sono stato assistente universitario suo, sono anche, stato no? Il suo avvocato, poi eravamo soprattutto molto legati dal punto, cioè lo stesso sentire ideologico e culturale ci legava, certo. Lui, eravate anche amici. Dai. Eravamo molto amici, certo, sì, questo dopo, sì. Dopo, certo, amici. Certo. E quindi personalmente, ah sì, no, sicuramente non era addomesticato né addomesticabile, anzi, se tu lo volevi addomesticare, ottenevi la reazione inversa. Io cercai di. Come un lupo, no? Se lo vuoi addomesticare. Certo, lui a un certo punto, siccome era aggredito dal sistema e dovevamo cercare di evitare il più possibile, gli disse: adesso individuiamo due beni che lei si gioca in questa avventura, ma il resto lei ha 5 figli, deve pensare ai suoi figli, non può pensare. Lui si. Il resto lo mette da, cioè cerchiamo di salvaguardarlo per la sua famiglia. E lui si è giocato due no, beni? Lui poi salvammo perché riuscimmo a fare altre cose che non è nemmeno il caso di approfondire, però lui mi disse: io non devo salvare niente, perché io devo salvare solo la mia dignità. Non devo salvare. E conseguentemente quella dei figli. Quella dei figli, cioè, quindi anche se io perdo tutto non mi interessa. Questo fu una risposta, ed era il suo modo di essere. Lui era, cioè la libertà per lui era un concetto vero. Ed era anche una persona che apprezzava il confronto e soprattutto amava, cercava di unire anche le forze apparentemente antitetiche, parlo dell'estrema sinistra con l'estrema destra, pur avendo una sua collocazione ben chiara. Per lui chi percepiva un disagio sociale e lo percepiva in buona fede, non poteva non aderire alla sua idea della moneta, perché quello era il momento utopico che avrebbe riunito e creato l'armonia sociale. Perché se si fosse introdotto il principio, come si potrà introdurre, prima o poi arriverà, perché vedrai che arriverà, il principio della proprietà popolare della moneta, quindi l'eliminazione della greppia del sistema della banca centrale, è chiaro che avremmo ottenuto una unione degli opposti, perché dopo, quando tu parli perché le persone non si sono addomesticate, perché c'è l'istinto di conservazione, perché non tutti siamo portati a rischiare se ma stessi. Ma il professore aveva la percezione che il suo pubblico di astanti fosse addomesticato, che quindi lui andasse nel 99% dei casi andasse a sprecare il suo tempo? Non gli interessava, perché bastava che una sola persona su 100 l'avesse ascoltato. Tu immagini, una volta uno studente gli fece tutte le domande sull'emissione monetaria, eccetera, eccetera. A lezione? In sede di esame. Esame. Lui, cioè, rispose, lui fece le domande allo studente. E lo studente rispose, allora gli disse: ma allora, alla luce di tutto quello che tu hai studiato e che mi hai risposto, ti sei indignato? Lui disse: sei incazzato? Ah, proprio così? Sì. E lui gli fece: no, caro studente, sei bocciato. Bocciato? Se non ti sei incazzato non hai capito. Quindi lui l'ha domesticato. Sì. certo. E quindi questa è la sua, ma lui è stato osteggiato nell'ambito universitario. Pensate che, avendo creato l'università, non gli hanno fatto nemmeno un'aula nella sua, cioè quando ci fu la scuola di specializzazione post laurea in studi giuridici e monetari ad Atri, aggregata alla facoltà di giurisprudenza, c'è un dottorato, praticamente una scuola di specializzazione post laurea che poteva essere vista anche come dottorato, si doveva creare ancora il dottorato, l'abbiamo potuta gestire per 2 anni, perché dopo 2 anni arrivò il rettore e disse: caro professor Auriti, noi dobbiamo chiuderla, nonostante
erano piene le adesioni, erano piene le iscrizioni. Cioè, di laureati che venivano, cioè, ed anche un bel corpo docente c'era. Perché dobbiamo aprire quella di diritto sportivo, per l'amore di Dio, ugualmente piena di dignità, eccetera, ma non vedo che ci sia incompatibilità o, cioè, alternatività. Questo post laurea, che assimilabile ai moderni dottorati, era della facoltà? Sì, sì, era della facoltà. Fu abolito, fu revocato questo insegnamento, per metterci diritto sportivo. Cioè hanno tolto l'unico post laurea che aveva, deve informare su che aveva anche un risalto, per mettere un post laurea su diritto Totti sportivo. E ieri. Vabbè, ma non è proprio così. Vabbè, perché diciamo un po' di diritto Bruno del lavoro. Chi c'era le no, diritto del lavoro, eccetera. E quindi sostanzialmente questo fu la sua, ma le ha provate tutte, le ha fatte tutte i percorsi in parallelo. Sì, ha fatto l'azione giudiziaria, l'azione penale, non solo l'azione penale, ha fatto pure la proposta di legge di iniziativa popolare, sì. Fece tanti anni fa. Dopodiché ci fu l'azione nei confronti della Banco di Napoli per veder dichiarato illegittimo il tasso ufficiale di sconto applicato al questo tribunale civile. Poi ci fu l'azione nei confronti della Banca d'Italia per veder dichiarata di proprietà dei cittadini la moneta, dopo che erano state fatte interrogazioni parlamentari dinanzi alla Camera dei Deputati e al Senato nella undicesima o dodicesima legislatura, mi ricordo qua, con precisione non mi ricordo qua. E sostanzialmente, poi ci fu la causa al giudice di pace di Lecce che diede. Ma lui c'entrava quindi pienamente in quella causa al giudice di pace di Lecce? Sì, fatta dall'Adusbef, no? No, fatta da me insieme con Tanza, che mi convocò. Quindi diciamo, l'Adusbef? Sì, l'Adusbef. Quindi eravate tu, che però agivi a nome del professore. Esatto, e poi c'era l'Adusbef che mi diede supporto, cioè che aveva individuato un soggetto che si prestava a fare l'azione. Mm. Cioè un cittadino privato che stava a Lecce, risiedeva a Lecce, facemmo la. Purtroppo quando uscì la sentenza positiva, il professore stava in una fase, diciamo, di terminale della sua esistenza. Ah, è stata positiva. Quindi, nel senso che mi dava ragione. E ci diede ragione, tant'è vero che da cosa quel, diceva esattamente? Che doveva essere risarcito il danno in favore dell'attore di quella causa, il danno da signoraggio creato dalla Banca d'Italia in una somma equitativamente determinata in circa euro 80. In circa? Euro 80. Ma del giudice di pace non può... No, lì fu fatta proprio la richiesta in via equitativa e quindi al di sotto fu fatta questa determinazione, al di sotto, che portava addirittura anche ad evitare, era previsto in quel periodo che la sentenza del giudice di pace emessa in via equitativa non potesse essere appellata al tribunale, ma doveva andare direttamente in Cassazione. In Cassazione, solo per motivi procedurali? Per violazione di legge. E che cosa accadde? Che sostanzialmente dopo questa causa circa 500-600 mila ricorsi furono fatti contro la Banca d'Italia, che mi telefonavano e diffusi. Sempre con te l'altro? Colleghi che mi chiamavano e mi dicevano: mi dai la citazione, mi dai la cosa. E io l'ho data senza chiedere assolutamente nulla. E hanno tutti dal giudice di pace? Tutti dinanzi al giudice di pace, e quindi la Banca d'Italia si è ritrovata addosso circa 600.000 cause. E come sono andate tutte queste? Aspetta, stavano andando bene, perché stavano, a un certo punto ha fatto ricorso in Cassazione. Ma tu sai che... Contro Lecce? Contro la sentenza di Lecce. Fatto ricorso in Cassazione. Chi ha fatto ricorso? La Banca d'Italia. Cioè, chiaramente, lo Stato, manovrato dalla Banca d'Italia. O la Banca d'Italia che manovra lo Stato. L'avvocato dello Stato, diciamo. No, la Banca d'Italia. La Banca d'Italia. Per rispondere a questi 600 ricorsi? No, rispondere alla sentenza che aveva perso a Lecce. Che aveva generato questi 600 ricorsi. Che aveva generato questi 600 ricorsi. Che cosa accade? Se qualcuno di voi ha avuto esperienza nell'ambito giudiziario, sa che la trattazione della causa dal momento in Cassazione, dal momento del deposito del ricorso, passano 4-5 anni normalmente. Lì passarono 4-5 mesi. Che strano, eh? Fu trattata e fu riesumato il vecchio concetto che fu anche utilizzato dinanzi al Tribunale di Roma e alla Corte d'Appello di Roma, della improcedibilità della domanda, perché non riguardava una lite tra cittadini, ma riguardava una prerogativa dello Stato, la sovranità dello Stato, che non può essere giustiziata dinanzi ai tribunali della Repubblica.
E quindi non è entrata nel merito, ha detto non posso decidere. Non posso e decidere. Quindi ha perché annullato. Io posso decidere, se lei stiamo discutendo su questo tavolino. Io posso decidere, ecco la sentenza di Lecce. È stata annullata. Esatto, sì. Ah. Perché tu non dopo, lì il giudice di Lecce non doveva entrare, non doveva nel merito, perché pure per lui esisteva questa preclusione. Mentre in realtà noi non stiamo mettendo in discussione la sovranità dello Stato, anzi avremmo voluto che lo Stato, oltre alla sovranità politica, avesse avuto soprattutto, perché senza sovranità monetaria non ci può essere sovranità politica, che avesse deciso sul bene reale moneta che avevamo messo sul tappeto. E quindi il castello è caduto. Caduto il castello, ma noi stiamo a combattere ancora. Cioè, il castello può cadere, abbiamo perso. E voi ancora combattete oggi? Beh, certo che combattete. Questo me ne dolgo, mi dispiace, ma sì, noi combattiamo ancora, io vado girando ancora per l'Italia insieme ad altri. C'è un gruppo di auritiani di vecchia data che c'è Cosimo Massà, cioè, anche se purtroppo non siamo chiaramente di nicchia, siamo spesso e volentieri, ma già se noi vediamo le prime volte che uscivamo il professore che ci prendevano per matti e ci dicevano voi siete utopisti, e cioè, addirittura certe volte ci hanno corso dietro perché sembrava che stavamo mettendo in discussione qualcosa di assurdo. Oggi invece questa teoria auritiana è entrata di pieno diritto nell'ambito delle questioni da affrontare, poi la si può condividere, però se non e la si è allargata anche alle banche centrali, perché Auriti puntava contro contro le banche commerciali. Certo, e Auriti puntava contro la banca centrale. Ma a Bruxelles siete arrivati? No. A Bruxelles abbiamo fatto la diffida alla Banca Centrale Europea, che non ha neanche risposto. Quando questo? Era ancora in vita, dunque 2002-2003. Quando è mancato il professore? 2006. Ma stanno ancora tentando, ci sono dei gruppi che stanno provando, non dico il SIMEC, ma monete. Ah, tipo Paolo Tanga non ha provato qualcosa. Va detto subito che la moneta. Paolo Tanga, parliamo dell'ex presidente di Banca Centrale. Cioè, tutt'oggi dico ci sono dei tentativi, però va detto questo. Questi tentativi a cui ti riferisci si tratta di moneta complementare e spesso di moneta elettronica. Quindi la moneta complementare, che sicuramente crea consapevolezza su quello che è la moneta, non risolve però il problema alla radice, perché è chiaro che se io lo faccio in una piccola collettività territoriale e mi può, non ho la possibilità di approvvigionarmi, non posso pretendere di pagare il petrolio, la benzina con la moneta locale. Posso fare degli scambi all'interno di quella collettività. Come una banca del tempo. Esatto, oppure come un piccolo, cioè può incidere il 10% sul bilancio di una piccola azienda o il 30-40% sul bilancio di una famiglia, ma non posso, è chiaro che io devo fare una moneta, una divisa nazionale per risolvere il problema. Così come dicevamo che c'è la possibilità per l'ente locale, per la provincia, la regione, creare moneta elettronica, perché adesso è molto in voga questa la creazione della moneta elettronica, vedi Sardex e via dicendo tutte quante questa cosa, ma in realtà la moneta elettronica che crea la pubblica amministrazione è importantissima perché è fuori dal debito pubblico, quella non crea inflazione, non crea nessuna, io do la moneta ai cittadini e gli faccio pagare pure le tasse, solo che nessuna amministrazione lo fa. Nessuna amministrazione. Cioè, la moneta elettronica, tu dici? C'è la norma che prevede espressamente che i comuni, le province, le regioni, le province poi sostanzialmente sono di fatto esautorate, possono emettere moneta elettronica. E perché non lo fanno? Perché hanno timore di essere condizionate. Potrebbero emettere anche moneta cartacea volendo, non lo fanno perché non hanno interesse. Bisogna avere anche coraggio per fare certe cose, perché dopo che succede? Che si creano problemi di bilancio, problemi di riserve, entrano nella logica della riserva e invece di applicare un principio che è quello sacrosanto, io metto a disposizione della mia collettività una moneta, un simbolo, voi me l'accettate e ci pagate le tasse. È chiaro che non ci potrete pagare tutte le tasse, però se io do a ogni cittadino di un territorio 10 BIC, che equivalgono
a 10 euro, mettiamo in una, pago 10 euro di tasse con quelle, quindi abbatto, mo dico 10 euro per fare un esempio del tutto inventato e non coerente. Questa è una risorsa ed è una possibilità enorme. Siamo andati a fare riunioni per tutte le amministrazioni dal nord al sud, nel momento, sì sì, bellissimo, lo facciamo, arrivava il momento finale e non lo facevo più. Ma quindi c'è l'amministrazione. C'è riuscito un pochettino, è stata la Lega per le sue manifestazioni, che ha fatto la monetina. Ma quella fu sequestrata subito invece, quella fu sequestrata subito dopo che la emisero e rimase solo come immagine di propaganda. Perché, come si chiamava questa polizia? Il guerriero di Giussano, come si chiamava? No? Mi ricordo. Alberto. No, aspetta, come si chiamava? Non me lo ricordo, come si chiama? Fu sequestrato immediatamente dopo, perciò tant'è vero che poi vennero dalla Lega quando ci fu il SIMEC, proprio perché la nostra fu dissequestrata, la loro no. Allora disse, perché la nostra no e la vostra sì? Allora vogliono venire a vedere, poi però insomma non diedero più, sono entrati pure al governo, poi quando si entra nel governo si cambia. Questi un po'. Questi che vennero erano proprio emissari di Bossi? Sì, sì, andammo, come si chiamava? No, le chiesti di prima fascia, come si chiamava quello grande? Ma non mi ricordo. Crosetto? No, Crosetto, perché no. Vabbè, qualcuno della prima ora, diciamo. Sì, sì, sì. Se ne viene fuori cercando di continuare. Borghezio. Se non dovrebbe venire fuori cercando di farla, fargliela emettere al comune, cosa che non Se, sovrapporsi, non si capisce se è allo Stato o alla banca. Se si riuscisse a fare delle regioni, due regioni, tre regioni, si fa per esempio sud, nord, se si riuscisse a fare una cosa del genere. Il problema è che noi siamo mitragliati da 100.000 problemi di diversa natura che ti impongono di non pensare, non ti vogliono far pensare, non ti vogliono consentire di avere una mente libera per giungere a certe conclusioni. Questo... Ma stai descrivendo una specie addomesticata. Certo. Perché la specie, il maiale pensa? Certo. Il maiale reagisce ed è un pensiero la reazione. Il maiale non reagisce. Certo, ma che siamo... Il lupo reagisce, quindi è una forma di pensiero la reazione, ma il cane reagisce? Ma il cane qualche volta reagisce. Tu hai un conflitto di interessi perché è un cane. Tre cani. Ma porta un cane in natura e in un branco di lupi vediamo quanto Vabbè, scappa, cerca di scappare, ma non è detto, ci sono cani che hanno ancora l'istinto è importante. Il cane segue gli uomini. No, l'istinto è importante dei cani. Ma non è. Ma è una specie neotenica, cioè una specie che non è quella originale, ma è il lupo. Quindi il cane esegue gli ordini, il lupo non li esegue. Ora io dico, la specie umana esegue gli ordini, è addomesticata nel 99% dei casi. Il professore non ha mai pensato a un come disaddomesticare? Cioè noi stiamo parlando di Euriti adesso, non tanto perché il suo genio giuridico fosse elevato, perché lo era, ma perché il suo esempio può essere di stimolo per creare... E che doveva fare di più? Che doveva fare di più? Cioè lui... No, dico in privato, non ti parlava del fatto che la specie umana era domesticata, che trovava una specie che eseguiva gli ordini... Lui certo che ne parlava, proprio, ma lui cercava, pensava ed aveva fatto un atto di fede nei confronti Ego, e credo che lo continuerebbe a fare pure se fosse in vita... Che chi a un certo punto si capisce qual è la problematica e si reagisce. Si reagisce per una specie non addomesticata, perché capire non è che la gente non capisce. La gente, capisce che Israele sta ammazzando i bambini, ma non ci crede. No, non lo capisce nemmeno. Però c'ha il dubbio, ma non ci crede. Non ci crede però. E non capisce anche. Cioè, attenzione, molto è anche che non capisce. Perché se io ti dico che l'acqua è verde e per anni ti ho detto che è verde, tu non pensi che l'acqua è incolore. Sì, però gli rimane un piccolo dubbio dentro, no? Così come le cose che dice il professore sono comprensibili, la gente potrebbe anche capirle, ma il professore si sbaglia sul fatto che reagisce. Questo è il grande errore del professore, perché non reagisce, te lo dico io. Perché io divulgo cose che sono oltre spionaggio, quando divulgo alimentazione, che è una cosa così semplice, la gente capisce, tutti capiscono, soprattutto gli omologati. Gli alternativi fanno molta fatica, la verità. Gli omologati, che sono la maggioranza della popolazione, tutti capiscono quello che gli dico, e però poi dicono, però non riesco a reagire.
Questo il professore vorrei capire se se ne era reso conto. Non reagisce, chi capisce? Non reagisce. Ma lui colpiva, voleva proprio la reazione. Lui chiedeva a tutti la reazione. Io non vi chiedo il possibile, io vi chiedo l'impossibile. E a parte te, quanti altri allievi hanno avuto questa reazione? Ma vabbè, ci sono. Allievi universitari. Sì, vabbè, è chiaro, ma poi... Non puoi dire ci sono tanti auritiani, l'importante è che ci sono tanti auritiani e che questa idea sì, comunque ci statisticamente circola. Parliamo dello 0, ma poi ci sono i limiti umani, l'incapacità delle persone, il personalismo, ci sono tante situazioni, però l'idea intanto si è diffusa, cioè una cosa è se non fosse stata diffusa e una cosa è si è ma diffusa, non reagisce, la diffusione non porta alla reazione. Perché quanti anni è che io ti chiamo a fare convegni su YouTube? Avevamo anche pagine Facebook grosse che ci divulgavano, abbiamo fatto anche centinaia di migliaia di visualizzazioni. Ti ribadisco, lui tutto comprensibile quello aveva che diciamo. Un'estrema fede cattolica e dice quando non dipende da noi, dipende dal soprannaturale. Sì, vabbè, ma questo era un pur parlare che non è. No, ma no, è anche questo importante. Allora anche gli alieni, domani verranno gli alieni. Ma vabbè, ma se però quello che noi conta è quello che noi viviamo adesso. Ma che cosa tu devi lottare al di là del fatto di quello di ora, di domani? Quando avverrà, avverrà. Sì, tu però hai il dovere di farlo. La discriminante che quando qualcuno capisce reagisce è un errore del professore se tu dici che lui lo affermava, perché non è vero nel 99% dei casi. Capisco, non è che la gente capisce quello che diciamo, non è che non lo capisce, ma non è vero, ma non reagisce, ma non è vero che non fai dire che non capisce. Io interrogo, io capisco. No, vabbè, ma non puoi dire capiscono semplicemente perché ti dicono sì o no su una determinata cosa. Tu devi creare una consapevolezza tutto. diffusa. Per arrivare a una consapevolezza diffusa hai necessità di mezzi di diffusione, di presenza stabile, di creare scuole, di entrare nelle università, di entrare nelle scuole. Questo ci viene inibito, pur essendoci state ipotesi e situazioni di questo tipo, ma dopo ti cacciano fuori, perché sei una persona che non gradita, nel senso che affermi cose che sono fuori dalla... Ora, mi vuoi dire che i commercianti di Guardia Grele nessuno ha capito l'esperimento? Nessuno? Qualcuno l'ha capito. Qualcuno tutti l'hanno capito. Tutti hanno trattato No, perché i commercianti non l'avevano capito in quando vollero creare il borsino Simec. E quello ti fa capire che non avevano capito. Era qualcosa. Perché se non creando il borsino Simec hanno creato la riserva. E noi abbiamo detto che la riserva non serve. Però... qualcosa avranno capito, se no. Ma certo che qualcosa avranno capito. Certo che qualcosa. E hanno reagito? Ma che cosa vuoi? Io rispondo di me, non rispondo degli altri. Non posso pretendere per dirti che noi dobbiamo capire sul perché la gente non reagisce, perché se non capiamo. Te l'ho detto, istinto di conservazione è stare tranquillo, non avere problemi, cercare di andare avanti nella vita quotidiana piuttosto che mettermi in mezzo a fare qualcosa. È un'analisi logica basata così sulla velocità, ma se invece fosse insita nella specie che il non reagire, se è una specie addomesticata, è insito, no? Se è mansueta. Sì, beh, ci sono state tante situazioni, per esempio la rivolta della Vandea, tante situazioni storiche che non c'è questa domesticazione, che hanno dimostrato il contrario. Tante o poche? Perché la storia è fatta di milioni di anni e tutte queste... Beh, un po' certo. Cos'è questa? Allora tu perché? Quella che tu stai citando... Perché noi dobbiamo prendere armi, allora dobbiamo fare il terrorismo. No, dobbiamo capire innanzitutto se la specie è veramente addomesticata. Ma a me non mi interessa della specie, a me mi interessa di essere in pace con me stesso e di fare tutto il possibile per cercare di modificare. E per essere in pace con te stesso devi anche capire se hai a che fare con una specie addomesticata. Ma, no, certo, certo che ce l'ho a che fare con una specie, questo è un dato di fatto obiettivo, non lo metto in discussione. Però dico, se ciò, le soluzioni sono due. O vado avanti cercando di diffondere in maniera pacifica, per quanto possibile, oppure prendo le armi, me ne vado in montagna e poi scendo, uccido e poi risalgo. Vabbè, questo è Don Chisciotte. Vabbè, ma anche quella è una forma di reazione, no? Anche quella è una forma di reazione. Però il punto è cercare di capire perché è addomesticata, perché si è auto-addomesticata, perché io non credo a ipotesi fantascientifiche, quindi è auto-addomesticata, nessuno l'ha addomesticata. Sì, magari il supereroe occulto può aver tracciato una linea, però l'addomesticamento è auto. Può essere nell'alimentazione, può essere in tante situazioni. Adesso questo io credo che sia l'ultimo dei problemi. E come? Magari il primo invece. Cioè, come pretendi di risolvere una questione che non si è individuata un prima? Un dibattito su questa tematica che mondo alternativo è totalmente censurata questa tematica. Non te lo so dire, non mi impongo, perché
ribadisco il concetto, secondo me si tratta di persone che non hanno una spina dorsale dritta, che hanno, preferiscono vivere serenamente senza problemi e vogliono conservarsi il più possibile in una situazione del genere. Punto. Questo per me è una spiegazione logica. Piuttosto che mettermi a fare il Don Chisciotte o mettermi a fare le cose. No, ma è ovvio che mica ti sto dicendo certo. Il Don Chisciotte. No, ma io lo faccio. Sto dicendo che è giusto proseguire quello che facciamo entrambi, però ponendosi sempre delle domande tali per cui... Cioè, se ci abbiamo avuto Badoglio, vuol dire che siamo tutti Badoglio, insomma. Uno che ha tradito. Sì, però... Che sia domesticato Badoglio, che sia domesticata la specie di Badoglio, che siano domesticati gli italiani, gli europei e tutta la gente del mondo, è un dato di fatto. E poi parlavamo nella conferenza precedente, la neotenia, assomigliamo a uno scimpanzé bambino, non assomigliamo a un adulto. Quindi la neotenia, cioè avere tratti infantili da adulto, porta sì che ci sia anche un abbassamento dell'intelligenza. Questo è possibilissimo, io non lo metto in discussione, io dico soltanto che se tu mi dici che la gente capisce e che non se è solo una questione di reazione, allora è già il 50% del percorso è fatto, sì. Se la gente capisce, allora bisogna vedere solo perché non reagisce, perché non c'è, perché tu hai per reagire, non devi seguire uno che è forte. E ti metti dietro a quello che è forte, perché da solo non sei in grado di fare. E il professore è una figura forte che figura può forte. Essere divulgata però per, non è per essere seguita, non è essere seguita nel coraggio, non solo a livello tecnico o giuridico. Ci vuole il condottiero, per non dire un altro termine. Ma non parliamo di condottiero no, ci vuole fisico, il... condottiero morale. Beh certo. Ok. Grazie Antonio. Grazie a voi.